Ciao a tutti amici del Drop Team di YouTube. Siamo qui questa sera a fare cosa? Ah, so. Fare per Spiegare, morire. a fare una mini guida sui vari matchup della lista appunto con cui che stiamo giocando adesso di Barba Bianca, sempre lista ibrida, per capire come affrontare i vari matchup, spiegare perché ho detto che giallo non esiste, no, e comunque spiegare come affrontare tutti i matchup e tutte le scelte con maggiore dettaglio, diciamo. Beh, innanzitutto abbiamo fatto un piccolo cambio rispetto alla Sì, lista, che abbiamo reinserito il Marco perché abbiamo visto che è molto forte nel mirror match. calarlo a 4 adesso. Soprattutto se vai secondo, a 4 donne il pezzo a 4 lo vuoi tenere in piedi perché poi vai sotto ace il turno dopo quando fai touch. E quindi per tenerlo in piedi è molto più forte fare lui, che precludi ogni tipo di giocata spicy che può fare dopo, del tipo non voglio farti fare barba 9, ti faccio di 8k, non puoi perché c'è lui. E quindi torna e amen. Mentre il pezzo 4 obiettivamente è una carta in meno all'oppo in un turno in quando lo giri e poi muore. Sì, Nel mirror esatto. non è che faccia tutta questa grande differenza. Esatto. Mentre lui può farla. Ovviamente è lo spot migliore quello. Ci sono volte dove è counter. Basta, nel senso Sì, come. infatti ovviamente lui non è entrato al posto di blocker perché il discorso che non hai il tempo di giocarlo, quindi esiste ancora questo discorso, abbiamo ancora sei blocker che sono diversi, vabbè io gioco Bartolomeo, la gente gioca altri blocker, a me piacciono loro e resteranno per sempre, però... Il concetto di avere i blocker piccolini, poi questo è un qualcosa in più, un'arma in più verso il mirror match. Questo è un po' il discorso. Allora, cosa vogliamo fare? Spieghiamo tutti i matchup, magari partiamo dal mulligan, Ecco, poi la strategia. sì, allora, il matchup, nel senso, alla fine i mazzi che dovete stare, vince contro tutto, ci sono tre mazzi che praticamente giocano, oltre questo, sono Zoro, Low e Giallo. giallo, più i vari counter che escono, usciranno adesso, siccome ha Sono i vari toppato. chili di Doflamingo, sono un po' Esatto. più particolari. Quindi sì, going second, going first, beh, mazzo prevalentemente going second, come sempre, guarda. Sì, vuole andare sempre secondo. L'unica, appunto, l'unico mazzo contro cui dipende molto dalla mano, però ovviamente quello non lo puoi scegliere prima, è Low, che ovviamente fare due Marco 5 in curva è molto forte. Quindi contro Low, diciamo che, e anche contro Zoro, in realtà se partite con questi due e andate primo, va benissimo. Quindi il discorso Esatto. contro Low e contro Zoro, la carta da cercare al mulligan, sicuramente Marco. Poi andando secondo è molto importante avere il drop a 4 e sicuramente con i cerchini teniamo quasi sempre. Se andiamo secondo, il cerchino che forse ci piace più avere è Nami perché cerca il drop a 4, però ovviamente dipende dalla mano, perché se abbiamo Nami e un touch, per esempio in Mirror Match andando secondo o contro Zoro teniamo, se abbiamo magari una sola Nami in Mirror Match non teniamo, mentre contro Zoro già possiamo Sì. evitare di tenere perché comunque nel matchup contro Zoro, ma come anche contro Law, se vedi almeno 2-3-20, difficilmente perdi, hai vinto quasi E poi sicuramente. contro Zoro, ma anche contro Low, i Low scarsi più che altro. Contro Zoro è fortissimo perché eviti di sprecare attacchi su Makino. E quindi già precludi una giocata forte che invece ha contro di te. Quando prima almeno P2 avevamo solo Nami, e addirittura c'è chi non la giocava con la pura, loro potevano farti a turno 3 don, Makino, Sì. pompo, qualsiasi cosa, picchio, e tu devi sprecare un attacco su Makino e perdevi comunque aggressività. Mentre così col pezzo a uno pulisci e buona. Sì, esatto, quindi le Makino, anche magari se ti gira la Izzo se è partito Esatto, sì, male, cioè certo. più drop a 1 hai, meglio è, anche se E poi sì. Marco diciamo che fa la stessa cosa, perché ti permette di non sprecare aggressione attaccando le Makino e le spacchi con lui, cioè non serve tanto tra la ribag, cioè allora, quello ti aiuta, ma la cosa importante è che se hai lui non perdi aggressione, puoi spaccare le Makino e continui ad andare testa, perché se Esatto. aggredisci tanto Zoro poi non regge il colpo. Ed è lo stesso identico discorso contro Law. Se tu lo aggredisci tanto, continui ad attaccare facendo tanti attacchi inizialmente, finisce le risorse e non ha più modi di starti dietro. Contro Law, altra cosa molto importante secondo me, che non tanti fanno, è andare sulla testa di Law. Perché andare sulla board gli dai tempo, il primo Zoro magari vuole morire sempre.
E invece lui non ha tante carte da scartare, soprattutto all'inizio. Sulla board ci vai nei turni in cui ormai è con poche carte in mano e quindi vai a tradare con Ace Sì. e in questo modo. Tanto già con loro tradate board senza attaccare. E i pezzi 1 comunque sono anche forti perché Makino è a tutti gli effetti un Sì, è un nostro finisher. attaccante nella Sì. vita. E quindi questi poi ci servono. Tante partite vi servono. È un attacco in più, è come se aveste un touch in più con due Makino. Diventa un 8K. Esatto, infatti contro tanti matchup, vabbè allora contro Zoro anche perché attaccano i pezzi piccolini, però contro giallo una cosa secondo me che è abbastanza importante, tradare un drop 5000 con loro, soprattutto se per Ospero, molte Sì, non volte non serve. vale la pena e non solo non serve, magari vi togliete anche un attaccante da Makino. È vero che contro giallo veramente è molto difficile perdere, perché noi se andiamo sempre faccia e attacchiamo in efficienza, loro arrivano sempre in una situazione in cui o parano o ci aggrediscono, cioè non possono fare tutte le cose insieme, perché non Esatto. hanno carte che riescono a starci dietro. Poi appena scendono i blocker ovviamente abbiamo vinto, perché li mettiamo in una situazione in cui se vogliono farci lethal con Thunderbolt si mettono sotto una lethal loro, perché togliersi una vita è tantissimo, e se invece non ci fanno lethal e mettono una mamma o qualcosa del genere, Quello rimane giù. questo rimane giù e ci teniamo le carte. Ovviamente contro quasi tutti i matchup prendiamo tutte le vite. Sì. L'unica vita che pariamo è quella prima di arrivare a turno 6 mana, Sì. turno 7 mana, quando abbiamo due vite, perché vogliamo avere la garanzia di fare o touch o ace O anche un con altro o un pezzo altro 4. pezzo a 4 con una vita, tenendo i pezzi in piedi in modo da minimizzare l'aggressione durante quel turno. Esatto, importante perché se voi prendete anche in quello spot vita, vi sottoponete a fare o il pezzo scoperti e quindi un oppo può farvi un attacco già un turno prima molto grosso e voi scartate, oppure dovete fare giocate conservative che possono essere i blocker prima e che quindi vi togliete aggressività per i turni dopo. Se invece scartate un K e Amen, poi potete giocare touch, qualsiasi pezzo in quello spot e avere comunque leader più due pezzi che attaccano il turno successivo ancora, dove invece poi possiamo andarci a parare con i blocker vari. Barba 9 è quello la scelta migliore quando vai primo perché appunto non tanto per l'effetto della vita, de spaccare, perché ci dà un turno in più come fanno i blocker, no? E quello è il senso. Poi matchup, allora, è tanto il game state. Cosa vedete, cosa fa l'oppo, tipo anche la scelta, no? Sei don, qual è meglio tra questi tre? Dipende. Se siete contro un mazzo che dovete aggredire tanto, touch non serve. Per esempio, siete contro nero a 7 mana, oddio, se lui sta giocando e lo vedete però come gioca, che magari fa tutto in curva per Isho, questo può essere una buona mossa perché lui dovrebbe fare Tsuru Sakazuki oppure Isho. E tu gli stai dando una scelta, dici, o me lo butti giù o ti fai Isho. Lui a 5 mana non muore, perché poi Sakazuki entra, te lo spacca, ritorna. Quindi anche loro si fanno un meno uno in mano, te lo fai anche tu, però rallentano, nel senso tu l'hai fatto prima di loro. E quindi ogni giocata dipende sia dal matchup in sé, ma anche dal game state, da come sta giocando l'avversario, da cosa sta facendo. Se sta prendendo tanto e vedete che è bianco, Luffy Rush mette pressione ancora di più. E diventa anche un parafulmine se avete barba bianca che dice questo letteralmente qualsiasi oppo lo vuole buttare giù giustamente perché poi diventa un problema se lo tenete in piedi e non ha modo di rompervelo e però ci dà tempo, no? Per fare giocate poi più forti dopo senza scartare carte eventualmente perché noi diciamo vabbè muore Amen ha fatto il suo dovere perché ha anche picchiato e il turno dopo possiamo fare qualsiasi giocata che vogliamo fare senza aver scartato carte prima. Se invece ci attaccano faccia, spesso e volentieri dobbiamo scartare in quello spot perché siamo a zero. Sì, esatto. Perché appunto il vantaggio cioè il concetto comunque generale del mazzo è giocare in efficienza di risorse. Noi dobbiamo pensare a ogni turno sprecare il minor numero di carte possibili togliendo il maggior numero di carte all'oppo. Sembra una Esatto. banalità, ma in realtà è il concetto, cioè giocare vantaggio carte. Se questo mazzo lo giocate per fare vantaggio carte, tutte le scelte in efficienza, difficilmente perdete, perché poi arrivate ad avere 10-12 carte in mano e
e avete vinto, perché non vi posso dare. Voi avete 3-4 pezzi su board e l'oppo non riesce a reggere l'aggressione. Paradossalmente, proprio per una ragione matematica, voi avete una carta in più degli oppo e 1000 in più di counter, cioè Esatto. proprio perché è un 6000, quindi già solo giocare tutto in efficienza voi partite in vantaggio. E proprio per questo, per esempio, quando fate il turno in cui calate Barba, a meno di casi rari dove vi serve girare i pezzi, magari Mi perché serve tanto lui avete già l'aggressione, vinto, in ogni caso, non girateli, perché per esempio anche girare un Ace, il leader diventerebbe un 8K, lui è un 7K ed è più facile attaccare, sempre per questa questione di efficienza risorse, sperchereste più risorse a proteggere un Ace che invece sta in piedi, poi il turno dopo comunque può attaccare, piuttosto che il leader che ha un 8K. anche perché soprattutto ora che intanto il barba in tu barba non esiste più, la prima vita addirittura è gratis, quindi Esatto. l'oppo quasi deve riflettere se attaccarti o meno, perché comunque deve arrivare, investire un mazzo normale, deve investire magari 3 don per arrivare a 8K, e il primo 8K lo prendi senza sprecare risorse, anzi Anzi. facendo il più uno in mano per il turno dopo, che di una carta che avresti pescato a fine turno, quindi letteralmente ti fa guadagnare un turno. Poi questione È blocker, vero, però. altra cosa importante secondo me sono i blocker, che non giocateli in curva in early, perché tanti mazzi, cioè già solo questa è una motivazione. La maggior parte dei mazzi del meta, ovvero il Mirror e Zoro, giocano questo. Quindi fare questi in early non ha senso, perché loro questa giocata è una giocata che avrebbero fatto magari comunque, Esatto. e gli dai una carta gratis. Questi ovviamente vanno giocati nei turni finali, nel turno magari di Ace, che fai 7 Ace, 2, magari tieni un don aperto. In alcuni spot dove magari fai Luffy, cioè da turno 8-9 mani in poi solitamente puoi giocare i Esatto. blocker. Prima non servono, e soprattutto vogliamo investire i don per giocare tutti i pezzi. Poi a un certo punto iniziamo a giocare solamente con la parte difensiva, perché la board già ce l'abbiamo e non è più necessario di rimpoltirla, e da lì usiamo tutti i don per attaccare. Un consiglio principale, comunque, i Barb è un mazzo proprio, si può dire, quasi per l'early game è tempo, cioè volete le giocate standard, ad esempio a 4 mana. Se non avete lui è un problema, e se l'avete dovete far lui, non è che c'è la giocata No, esatto, magica, 4 cioè è donne entra, quella. droppa 4 per forza, A sì. 6-7 don, ripeto, uno di loro tre, ma è sempre uno di loro tre. Poi sta il game state, magari cambia un Sì, pochettino magari se contro capita Zoro. una situazione strana, magari puoi fare droppa 4 pezza 2, Esatto. ma proprio deve essere una situazione molto particolare, che l'oppo ti ha aggredito tanto, hai bisogno di protezione, oppure vuoi fare una giocata tanto aggressiva il turno dopo, magari. Se vuoi fare una giocata molto aggressiva il turno dopo, magari un Ace tenendo solo un don open, oppure non hai eventi, fai questo 6 don, il turno dopo ti puoi permettere Ace, ma solo in questi spot particolari, altrimenti. Quindi la partita e come la vincete sta tutto nel mid e late game, dove andate sopra di risorse, lo vedete quando l'avversario fa giocate che non sono quelle più efficienti, quelle migliori in quel turno, e dove voi invece siete safe in ogni giocata che fate. Se voi a 7 mana non avete vite, fate lui, poi vi siete scoperti, non è una giocata forte. E se l'oppo vi costringe a fare, per esempio, un Doflamingo perché volete tradare board, fate lui, già capite che non siete messi benissimo. Se invece lo fate e o avete le vite o avete dei blocker giù, per esempio Marco, e questo spara di tutte le giocate, significa che la partita la state portando a casa. Quindi concentratevi tanto dal turno 6-7 mani in poi a capire l'avversario cosa andrà a fare. È facilissimo in un mirror match capire quello che l'oppo va a fare, perché Barba appunto ha giocate standard. Non è, cioè, 6-7 mana dici o taccio o ace, no? O Perché? taccio Ace o ti pesta con la Cioè, faccia, cioè col non leader, è quindi le giocate sono quelle, non ci sono carte spicy appunto nel mirror match, le carte sono queste, non ci sono che carte contro un Lou, uno blanco. Zoro già è più difficile, quindi dovete essere voi a improntare la partita, a dire io lo aggredisco, lui deve cercare di trovare delle out in alcune situazioni, oppure sto briccando, non mi escono le carte, però dovete essere in controllo della situazione. Sì, esatto, forse la parte più importante di questa guida è il modo migliore per giocare bene Barba Bianca è saper giocare gli altri mazzi. Cioè, nel senso, queste sono le cose che avevo detto, ma ovviamente per capire tutte queste situazioni devi conoscere bene i matchup, e conoscere gli Sì, altri mazzi esatto. ti permette di sapere quasi con certezza l'oppo cosa starà andando a fare, o almeno qual è la miglior giocata
che l'oppo potrebbe fare in modo da pararti anche dalla miglior giocata. Poi se fai una giocata Esatto. peggiore, ben venga, Esattamente. siete ancora più coperti. Alcuni ci hanno chiesto Sanji perché è forte contro giallo, perché allora noi come contro tutti vogliamo andare secondi, no? Anche da primi, non, anzi è fortissimo. Sanji cosa fa? Ti addi una vita, gli dai due ore arrestate e diventa un 7K togliendoci una vita in mano. Questo cosa succede? Quindi è un attaccante da 7K, giallo non ha removal e i blocker ha solo brûlé. Quindi sente tanto la pressione di un mazzo che gli può fare anche uno Zoro, adesso stiamo parlando di Barba, e quindi questo è un attaccante forte in early game. E ti toglie la vita evitando mamma 7 in curva, perché tu la vita te la sei già presa. Se tu Sì, prendi tutti i esatto. danni e... Solitamente se tu prendi tutti i danni, e comunque è vero che giallo potrebbe non attaccarti, ma solitamente se vuole utilizzare il suo leader, gli attacchi te li devi fare, Esatto. soprattutto perché se tu giochi bene, appunto in efficienza, non girando i pezzi, non gli dai possibilità di attaccare. Comunque, quindi prendendo con questa, oppure anche se ti fa l'attacco sul leader, va benissimo, perché è lo stesso attacco che ti farebbe faccia, tu hai guadagnato una risorsa in più. E hai parato e hai pescato una vita in anticipo e gli hai fatto 7K Esatto. faccia che magari poi avrebbe parato. La cosa peggiore che ti può capitare è che ti prende il trigger di Thunderbolt su di lui, non è un Ah, problema. beh, sì. Cioè, gli hai tolto una carta, anzi, gli hai tolto sostanzialmente, è come se questo attacco ti avrebbe, insomma, Banish questo, loro. esatto, avesse fatto banish la vita. E il turno dopo gli fai un touch, gli fai un marco, cioè non è un grosso problema prendersi Thunderbolt sui pezzi, perché comunque continuando l'aggressione così non stanno dietro. È vero che si abbiano spaccato un pezzo, però è anche vero che comunque è come se avesse fatto due attacchi, perché Esatto. uno, cioè, Moriva comunque se la Thunderbolt era lì esatto, comunque. sarebbe morto comunque. La differenza è se tu non fai lui, comunque vinci, no? Contro giallo. Certo. Quindi se tu fai questo e questo, e questo si prende Thunderbolt. Thunderbolt, è come se lui avesse fatto due attacchi. Perché Esatto. Prende e poi questo che scarta. prende la vita e poi la vita che è la carta che scarta. Quindi è esattamente la stessa cosa. Non è un problema. Altra cosa che mi ha chiesto, Chopper. Allora, io Chopper adesso lo gioco in mono. Non ha tanto senso in questo momento. Comunque è sempre forte per la donna, cioè nel senso che costa uno al posto di due come fossa. Però i problemi sono due. Uno che non ha il counter. E quindi nei matchup dove lui ha un out, per esempio giallo che ha Streusand che spacca Chopper, spacca il costo 1, già è un difetto. Però tenerlo in mano perché appunto lui c'è Streusand è una bianca. Ok? Esatto. Quindi anche se fosse allo stesso costo 1 ma avesse il counter... È forte anche il counter nei matchup dove non serve o nei game set Anche dove non Lucci, per serve. esempio Lucci, è vero che avere Esatto. 6 blocker è difficile non vederne, è molto difficile, però se di questi blocker ne vediamo solo uno, tutti questi qua li possiamo tenere in mano Counter. contro Lucci ed è un counter. Esatto. Invece Chopper no, non ha questa versatilità. Che comunque in un mazzo che, come abbiamo detto, è tempo, anche solo avere un chopper e avere 2-3-20 in È mano brutto. è brutto, perché comunque magari c'è una situazione in cui noi dobbiamo fare la scelta tra tenere down aperti per gli eventi e giocare blocker. Invece qua abbiamo quasi sempre la scelta di tenere down aperti, perché questi alla peggio diventano dei counter. Ovviamente cercheremo di non scartarli, cerchiamo di scartare altro. Però nel caso in cui siamo in una situazione in cui sappiamo che poi il blocker non ci servirà, abbiamo questa possibilità in più, soprattutto nei turni di vita. E Esatto. per questo è la scelta. Direi ultimi concetti, un importante, non girate sempre i pezzi, nel senso che quando voi, appunto, voi impostate la partita e il turno su quello che voi volete fare e quello che volete che l'oppo faccia. Se voi volete che l'oppo vi attacchi faccia, non ha senso che vi girate il pezzo, perché adesso ormai tutti sanno che Barba prende le vite, no? Se girate il pezzo in un game state dove invece voi vorreste prendere la vita, invece che prenderla voi scartate. Voi potete girare il pezzo tranquillamente quando parereste la vita o non avete vite, quindi Zero, è uguale. zero. O, e quindi proteggere il pezzo o proteggere la vita o il leader è uguale. Se però voi invece dite non voglio scartare carte, anzi voglio fare risorse, non devo girare il pezzo, perché poi invece lui me lo attacca, uno bravo, dovete pensare che siete contro un giocatore più forte e faccia la giocata migliore, vi attacca il pezzo. E quindi a meno che voi non lasciate morire, come può essere il caso di Luffy. Per un Barba, che spesso e volentieri voi siete il più felice del mondo se vi fa 8K su Luffy, investe i don per Luffy, muore subito.
perché poi la vostra giocata a tempo è barba, andate a scartare carte per proteggere qualcosa che ha la stessa potenza del leader, per il discorso che abbiamo fatto all'inizio, che, oddio, non so se l'abbiamo fatto... Sì, l'abbiamo okay. detto, che comunque... No, è vero, in realtà non l'abbiamo detto questa cosa, l'abbiamo detto prima tra di noi, che sostanzialmente perché qua ci sono solo 6K, che magari, nel senso, una cosa che magari uno ha guardato solo le liste, ha sempre guardato senza pensare, e ha pensato di mettere dentro lo Zoro Rush, no. Perché? Perché comunque noi vogliamo giocare solo pezzi che hanno power uguale o superiore al leader, perché proprio in quella situazione in cui noi andiamo a zero vite, noi vogliamo avere la garanzia e la tranquillità di girare i pezzi, e sappiamo che parare i pezzi è equivalente a parare il nostro leader. Ovviamente eccezione fatta di quando ti fanno gli ace, l'otama, ok, però quando sei a zero vite, c'hai tre pezzi su board, tranquilli che lo otama sul pezzo non ve lo fa, perché è già morto, quindi cioè giocare comunque. Invece in early, se ne agiamo il pezzo, oltre a quello possiamo rischiare appunto giocate di questo tipo. Ecco, non, se siete in un mirror match, che adesso ne incontrerete 50, quando avete 6 donne, magari fate touch, il turno prima avete fatto Luffy, o il vostro pezzo 4, Atmos che sia, non giratelo perché andate sotto a Ace. Queste sono giocate che dovete pensare in... giocare attorno a Ace è facile, perché appunto in un mirror match lui è 7 rock, cosa farà? O Ace o touch, no? Sì. E più giocate, più vi esercitate contro mazzi che invece sono difficili da prevedere, tipo Low, Zoro, che invece non hanno giocate standard, non sono mazzi tempo, e più comunque vi troverete in situazioni già viste, perché se ne giocate 3 miliardi di partite, poi trovate sempre situazioni che avete già giocato, e vi saprete capire qual è la giocata più forte in quel momento. E già il fatto che ci siano tanti barba in questo momento non è una brutta cosa per chi inizia, perché impari a giocare già un mirror match in cui tu sai le carte che hai, sai che Leo Loppo può fare quella giocata, e quindi già ingrani così. Poi ovviamente devono essere testati anche tutti gli altri matchup, anche quelli diciamo un pochino più strani, come può essere appunto Doflamingo. Sì, esatto, Doflamingo era un matchup appunto da giocare, adesso salteranno fuori sicuramente, come anche Kid. Sono tutti mazzi che ci possono farsi, Lucci, lo stesso Lucci, un mazzo che può dare fastidio, se vince il dato. Ultima cosa importante, la lista di barba, essendo proprio un mazzo tempo, dovete sempre adattarla al meta che c'è. Non potete prendere una lista di 2 mesi fa di barba, cioè appena uscito P03, e portarla. Perché le carte, nonostante non escano espansioni nuove, comunque il meta si evolve. Ed essendo un mazzo tempo, è facile promuoverla, counterare. Appunto perché tutti sanno quella giocata che deve fare, è facile counterare barba. E se voi portate una lista che in questo meta, per esempio in un meta blocker, non è forte... perdete. Già se andate in un mirror match e non avete il locker e dopo li ha, e tu hai perso. Sì, basta vedere l'esempio. Allora, è vero che si parlava pre-ban, post-ban, no? Però Bologna, sì, okay, certo. Bologna, non Bologna, la mia scelta di giocare o non giocare i Marco. Cioè, questa carta, no, giocarla o non giocarla, cambia completamente il mazzo, sì. Cambia completamente il gameplay, soprattutto contro i mazzi con low e così. E quindi, proprio per questo motivo, sembrano 4 carte, non cambiano il mazzo, invece cambia tutto. Quindi. Perché giochi in un certo modo, mulligan in un certo modo, perché questo gioco, il fatto che ci sia il mulligan vuol dire che se tu giochi una carta in 4x, la probabilità di vederle è molto alta, quindi anche solo giocare una carta in tot copie e questo, cambiare solo 4 carte ti cambia completamente il mazzo, quindi ogni volta ho cercato di pensare un po' come può essere il meta e non giocare appunto, come ha detto lui, lista di 1 o 2 mesi fa, perché non funziona. Direi che quanto per le domande più specifiche scrivete nei commenti e lasciate un like. Ciao ragazzi, ciao ciao.